Sì, grazie Presidente. Un documento che ci viene sottoposto sicuramente condivisibile, quindi consegno all'Aula il voto favorevole del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle, una serie di punti interessanti sui quali tra l'altro già ci siamo attivati e sui quali stiamo lavorando, però bene queste iniziative di impulso all'attività delle commissioni e degli assessori su temi di vitale importanza non solo per Ostia ma per tutta la città. Mi viene in mente in particolare l'area di Ostia Antica, sulla quale abbiamo avviato un bel lavoro congiunto anche tra la Commissione Mobilità, da me presieduta, e la Commissione Lavori Pubblici, che punta a riqualificare il parcheggio di scambio lì presente e a portare lì lo scambio con la rete su superficie. Giusto la scorsa settimana si è tenuta una riunione molto importante al Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla presenza anche degli omologhi della città metropolitana, perché lì quell'area è interessata ovviamente anche dalle competenze della città metropolitana. Stiamo lavorando infatti per aprire lo svincolo del parcheggio sulla via Ostiense e via del Mare, così poi da consentire agli autobus di fare capolinea direttamente in quel parcheggio, pedonalizzare invece la parte che va verso Ostia Antica e quindi creare un continuum tra gli scavi di Ostia Antica e la stazione della ferrovia Roma Lido stessa. Quindi un progetto importante e ambizioso sul quale i colleghi membri delle commissioni mobilità e lavori pubblici sicuramente ricordano e sui quali stiamo lavorando, e quindi bene atti di questo tipo che vanno incontro alle esigenze alle quali già stiamo rispondendo e sulle quali stiamo lavorando duro. Grazie Presidente.